Buongiorno Elisa, come stai? Ecco, spegni se senti il coso, abbassa o comunque l'audio, ecco. L'audio del computer. Buongiorno Elisa. Allora, senti, prima voglio che senti questo ragionamento che stavo facendo, così poi me lo commenti. Allora, stavo dicendo che parlavo di persone che conosco, una compagna l'ha denunciato anche su Facebook, lei, la sorella, la mamma, malate pesantemente di coronavirus, persone che conosco personalmente, me vicine, malate a casa di coronavirus. Cosa succede? Tutte queste persone non risultano malate di coronavirus ufficialmente, non nel senso che nessuno lo sa, perché il medico di base ovviamente ha il dovere di segnalarli e di metterli in quarantena. Però l'ASL non ha, o comunque non rende pubblico l'elenco di coloro che non hanno fatto il tampone ma sono stati denunciati, penso qui a Brescia, registrati, segnalati, diciamo la parola giusta, segnalati come malati di coronavirus. Attenzionati, si dice adesso. Non c'è nulla, no? Quindi noi questo dato non lo sappiamo. Cioè, qui a Brescia ci sono probabilmente più persone malate di coronavirus a casa di quelle che sono negli ospedali, probabilmente è così, ma non c'è nessuna registrazione di questo dato. L'ASL non tiene nemmeno una contabilità separata da dire almeno sappiamo che ci sono, almeno verifichiamoli. Magari non tutti sono malati di coronavirus, qualcuno può avere anche preso una broncopolmonite normale, ma certo questo dato è utile da sapere. E invece non c'è niente di tutto questo. Quindi diciamo stiamo entrando nella cosiddetta fase 2, in cui in realtà qui a Brescia non ci siamo da un po' perché le fabbriche hanno continuato a lavorare, ma adesso questo non ne voglio parlare perché ne parleremo dopo. Stiamo entrando, dicevo, in una fase in cui occorrerebbe avere ancora più conoscenza di quello che è successo, avendo invece il caos e la confusione. A questo si aggiungono i fatti per cui io non capisco e te lo chiedo anche a te una spiegazione. Cioè, il virus è diverso tra la Toscana e il Veneto? Cioè, ci sono virus diversi per cui in una regione c'è una distanza, la distanza è 2 metri, in un'altra è 1 metro, un'altra è 1,80 m. Cioè, abbiamo virus diversi regione, per cui ogni regione. Guardate, io capisco ancora che una regione, sulla base del suo stato di malattia complessivo, possa decidere forme diverse di chiusura, ma non forme diverse di gestione dello stesso rischio. Cioè, se la distanza di sicurezza è 2 metri, deve essere 2 metri in tutta Italia. Se è 1 metro, è 1 metro in tutta Italia. No che a seconda della regione cambia il virus e cambia la regola. Ci rendiamo conto della stupidità di questo sistema politico. Dentro questa stupidità c'è ovviamente la catastrofe della Lombardia, che io credo dovrebbe essere il punto centrale della discussione. Il sistema sociale, il sistema sanitario della Lombardia è collassato. Abbiamo 11.000 dei 20.000 morti italiani sono in Lombardia. Io credo che la Lombardia, come minimo, e non per sola, ma come minimo, la regione Lombardia dovrebbe essere commissariata perché la giunta regionale della Lombardia ha fatto un disastro dal punto di vista della gestione e non ne stiamo ancora uscendo. Però ripeto, le responsabilità sono di tutto il sistema. Il sistema Italia è entrato male in questa crisi, l'ha gestita male e rischiamo di uscirne peggio senza sapere come affrontare la ripresa. Ecco, questa era la mia arrabbiatura, scusa. Adesso voglio sentire le tue valutazioni, Elisabetta. Non riesco a pensare che sia davvero successo, che sia morta tutta questa gente, tutti questi anziani. Una strage, diciamo pure, una strage. C'è È una stato. strage, una cosa che non doveva succedere. Un po' mi arrabbio, un po' mi dispero. Quello che però è molto chiaro
detto che la sanità è un volano dell'economia, cioè non è una cosa che serve a far star bene la gente, ma è una cosa che fa girare i soldi. Allora, quando, dichiarandolo o no, facciamo questo, noi sappiamo che facciamo del male ai cittadini, perché la sanità trasformata in merce non cura più nessuno, né i poveri né i ricchi. Beh, insomma, perché i ricchi sarebbero. I ricchi lo sanno che quando vanno a farsi visitare nella clinica di lusso, potendo dovrebbero non dire che sono assicurati, no? Lo dicono alla fine, lo sanno benissimo, che rischiano di venire trattati e operati per denaro e non secondo il loro bisogno. Io batto sempre su questo concetto, ma perché? Perché perdendo di vista il cittadino e i piani sanitari, quelli per cui quando eravamo ragazzini compravamo i francobolli contro la TBC perché i figli dei malati potessero andare al mare, non si fanno più. Cioè, a un certo punto non è più importante come stanno le persone, ma è importante guadagnare. Questa cosa che è una contraddizione, no? Perché se tu fai sanità non puoi pensare a un guadagno, devi pensare alla salute. Alla fine ti rende ottuso. Se noi pensiamo al piano pandemico della Lombardia, no? Perché lo sapevamo che sarebbe successo prima o poi. Certo. Si sapeva, si chiamava il next big one, il prossimo big one, la pandemia che temevamo. E poi magari io non lo sapevo benissimo, però quelli che gestiscono la sanità era loro dovere saperlo. E c'era questo piano pandemico nel 2007, mi pare, quello lombardo, che era stato sottoposto a un audit. Un audit è quella cosa per cui in sanità ti vedi e dici: che abbiamo fatto? Ne abbiamo operati 5, quanti ne sono morti? 3, si vede che non siamo buoni e ci ripensi a quello che fai, no? Sì. Quindi questo piano pandemico che dice quante mascherine abbiamo comprato, quanti DP abbiamo, quanto siamo pronti a chiudere i pronti soccorsi, aprire la seconda strada per gli infetti, dove li mettiamo? Questo piano, che è stato sottoposto ad audit in Lombardia, l'audit è stato negativo, cioè a fianco a ognuna di queste voci più o meno è stato scritto: questo non l'abbiamo fatto, le mascherine non ce le abbiamo, i DP non sappiamo dove andarli a comprare, i secondi, l'uscita e l'entrata sul retro dell'ospedale non c'è stata nessuna parte. Dopodiché quest'audit negativo del piano pandemia è stato messo in un cassetto. Quando è stato fatto? Questo è importante, questa cosa. Quando è stato fatto questo, sostanzialmente, questo controllo? Sì, ma non adesso, insomma. Nel 2012, ma te lo posso cercare, sì? Perché adesso non ce l'ho sotto gli occhi, però è un audit sul piano pandemico. Quindi sostanzialmente, Elisa, scusa, perché a me piace ribadire i concetti in maniera che siano chiari. Tu sostieni, lo sostieni tu naturalmente, io poi lo condivido, ma sto dicendo quello che stai dicendo. Tu sostieni che la Lombardia ha fatto una verifica sul suo piano pandemico, ha visto che non funzionava, ha verificato con tutti i criteri di misurazione che il suo piano pandemico non funzionava e ha fatto finta di niente. Che non è volano dell'economia, perché se tu devi comprare le mascherine, i dispositivi di protezione, tenerli da parte, immaginare un futuro nel quale poi ci siamo trovati, così minaccioso e drammatico, e muoverti, è chiaro che vai avanti come hai sempre fatto, e chi prova a opporsi, e questo è un male abbastanza tipico. Fa polemiche, chi si oppone fa polemiche, sì, fa polemica. Chi si oppone fa polemica, è Cassandra, sì. Io dico che uno dei vini nazionali è tutto va bene, madama la marchesa, certo. No?
se ti opponi, se fai una cosa attiva, per cui poi è evidente che se l'interesse era altro, io personalmente, perché mi piace parlare di cose che ho visto con i miei occhi, anni fa ho visto un laboratorio del sistema Lombardia vendere una sofisticatissima analisi totalmente inutile alla disastrata regione Calabria, non so con che sistema, non so come hanno convinto l'assessore a comprare questa cosa. Vabbè, ma sarà semplice, basta, a pensar male si fa peccato ma ci si prende. Esattamente, questa cosa costosissima e totalmente inutile, venduta da un laboratorio di eccellenza del sistema lombardo. Allora, se questo è il tuo problema, se il tuo problema è vendere tecnologia avanzatissima per rientrare della spesa, no? A gente che non riesce manco a momenti a vaccinare i bambini, allora è chiaro che come fai a pensare che dovrai proteggere la popolazione dal Next Big One? Certo, ma assolutamente questo. Questo è il punto drammatico della Lombardia e, ripeto, noi non possiamo accettare che la regione più ricca del paese, che però ha più privatizzato la sanità, perché come ci veniva ricordato il 40-45% dei soldi pubblici vanno alla sanità privata in Lombardia, abbia questa catastrofe, 11.000 morti. Questo è un dato, sì, anche del Lazio, ma qui c'è il dato clamoroso dei morti, capisci? E quello che voglio dirti io è che in Germania, noi c'è un dato, stavo facendo prima l'esempio sul consenso della Merkel e il consenso di Conte. Conte ha più consenso della Merkel. In Italia ci sono 20.000 morti, forse saranno 30.000 se si fa i conti. In Germania ce ne sono 30.000, anche se ci fosse la stessa percentuale arrivano a 4.000, quindi... In Germania hanno fatto un approccio totalmente diverso, cioè l'hanno presa dall'inizio, hanno tamponato tutto ciò che c'era da tamponare, hanno seguito i casi, eccetera. Noi siamo stati... I COVID taxi vanno a casa. Esatto, noi siamo stati colti totalmente alla sprovvista. Allora la domanda che ti faccio, ma com'è possibile, questa è la mia domanda, che una classe politica tutta, non parta dal fatto... che in Italia c'è un colossale massacro frutto di un colossale fallimento di sistema. Cioè, come si fa a cancellare questo fatto? Cioè, noi abbiamo 20.000 morti, la Germania ne ha 3.000. Cioè, di questi 20.000 morti ce n'è una parte rilevantissima che con un altro sistema di organizzazione sanitario non sarebbe morta. È chiaro, sono omicidi di sanità. Quanti sono gli omicidi di sanità in Italia oggi? Questo è il dato. Un'altra cosa che però mi mette qualche dubbio è che il nostro ministro della salute Speranza, sul quale qualcuno ha anche riposto una speranza, sì, in realtà viene da una formazione politica che annovera al suo interno due campioni della sanità pubblica. L'onorevole Nerina Ghirindin, che è stata assessore alla sanità in Sardegna, autrice di una pregevolissima proposta di legge di... È piemontese comunque, io la conosco, è piemontese. La conosci, Nerina? Allora non ti devo dire quanto vale. Autrice di una pregevolissima proposta di legge per la mediazione sull'obbligo vaccinale e Ottavio Bissoni, emiliano, anche lui figura di spicco della sanità pubblica. Allora, quando da una formazione politica che pure dovrebbe, invece di mandare avanti queste figure luminosissime, gestori di una sanità pubblica che hanno portato avanti, mi ritrovo, per carità, un bravo ragazzo Roberto Speranza, però che esperienza c'ha di gestione della sanità pubblica e avevano di meglio. Allora io mi domando, in questa classe politica
Io credo, esatto, che per farlo bisogna fare anche un'altra operazione, però, e su questo vorrei concludere la nostra riflessione, su cui ti chiedo, cioè, la cosa che dicevo con una battuta, cioè, in queste ore, il distanziamento, non parlo se tenere aperte le librerie o non le librerie, eccetera, ma il distanziamento fisico, noi non lo chiamiamo sociale, è fisico, è diverso da regione a regione, la quarantena è diversa da regione a regione. Cioè, come si può accettare questa? Cioè, c'è il totale fallimento del sistema regionale della sanità. Cioè, come si può accettare una cosa così? Vogliamo dire che le regioni hanno portato Domenico Mantoan alla presidenza dell'AIFA, che è una persona con un curriculum veramente, come dire, non adatto a questo ruolo e che avrebbe dovuto essere stato nominato qualcuno di più, come dire, di più esperto di gestione nazionale e internazionale, e invece abbiamo un signore che ha fatto carriera nel Veneto leghista. E però lo ha proposto Vasco Errani, erano tutti d'accordo. Come facciamo? Come facciamo? Speriamo. Continuiamo a lottare. Bisogna arrivare a mettere in discussione, però, secondo me, proprio cioè, bisogna fare una critica di sistema, bisogna smetterla di dire che andrà tutto bene e dire che il sistema italiano ha fallito di fronte alla sfida più drammatica della sua storia. O no? C'è un fallimento di. Guarda, io non voglio dirla, del sistema capitalistico, certo. Più c'è il capitalismo liberista e peggio è, basta vedere gli Stati Uniti che sono messi male come noi. Però la Germania è un paese capitalista, però è un paese capitalista dove lo Stato ha funzionato e ha in qualche modo prevenuto, questa è la parola, prevenuto il contagio. Da noi non si è fatto niente per prevenire. Ma quella cosa più grave che voglio dire, la vedremo dopo sul lavoro, è che non viene fatto neanche adesso, cioè neanche adesso qui in Lombardia c'è la prevenzione, vogliono riaprire, anzi molte fabbriche stanno riaprendo, ma non sanno un cavolo su chi è malato, chi non è malato, chi è stato contagiato, chi non è stato contagiato, cioè si manda la gente allo sbaraglio come si mandano gli operai nelle fabbriche, come gli anziani nelle RSA, questa è la cosa. Giustamente, posso fare un'ultima battuta? Certo. Una delle opposizioni più forti alla nostra possibilità di centralizzare e prendere decisioni nell'interesse dei cittadini sono le istituzioni regionali. La Lombardia è stata devastata da Comunione e Liberazione. Il Certo. Lazio è devastato dagli ospedali cattolici del Vaticano e dal campus biomedico dell'Opus Dei. Questa è una delle vere grandi potenze che lotta contro l'interesse dei cittadini per deviare le risorse che noi paghiamo in tasse al loro sostentamento. E dirò un'ultima cosa, Giorgio. Io al 25 aprile con i 2 euro alla Caritas non ci voglio stare. Io non ci voglio stare, non glieli do i 2 euro alla Caritas e alla Croce Rossa, anch'essa legata in buona parte. Io voglio il servizio pubblico, non me lo dovete toccare il 25 aprile agganciandolo ai preti e alle istituzioni di beneficenza. Siamo cittadini, non siamo sudditi. Va bene? Ecco, i nostri 3 punti sulla sanità, tu li sostieni anche con molto rigore come potere al popolo, avvengono su 3 fronti. Basta con la parola azienda, basta con la sanità regionale, basta con la privatizzazione. Un sistema sanitario pubblico nazionale gestito democraticamente. E basta con la parola azienda, però, perché questo. Basta con la parola azienda. Ma che scherziamo? Basta con la parola azienda. L'interesse del cittadino, non dei conti. Benissimo, Elisabetta, Ok? ci sentiamo le prossime volte, Quando saremo ancora vuoi. qui perché purtroppo noi gli diciamo le cose, ma poi va avanti.